passiamo ad analizzare lo scenario in cui si muove l'imprenditore e sono collocati quindi i contenuti dell'imprenditorialità. Quando parliamo di visione imprenditoriale, facciamo riferimento alla definizione di un orizzonte strategico e non operativo. Attenzione, questa è una distinzione fondamentale, perché in genere l'imprenditore, quando sviluppa un'idea di business, ha ben chiaro dove vuole arrivare e quale strade vuole percorrere. In sostanza, questa è la visione imprenditoriale, è una guida che conduce praticamente l'imprenditore verso un dato obiettivo imprenditoriale, chiamiamolo così, che guida le sue azioni, è una filosofia di condotta, quindi per questo parliamo di orizzonte strategico ma non operativo. In realtà il mondo in cui il mondo economico è un mondo molto aleatorio, dove caratterizzato da repentini cambiamenti, è molto praticamente volubile. Per questo occorre un approccio razionale che sostanzialmente sia in grado di governare tutte le variabili che caratterizzano non soltanto l'interno dell'azienda e quindi l'organizzazione dei suoi processi produttivi, delle risorse umane, ma anche il mondo esterno dell'azienda, che è caratterizzato dalla presenza di un mercato, di consumatori, di fornitori. Ecco, questo approccio razionale, significa sviluppare un'attività di pianificazione, a questo punto non più strategica, però volta a identificare i passi operativi e le azioni che l'imprenditore deve mettere in atto. Quindi accanto alla visione imprenditoriale, che definisce un orizzonte strategico e non operativo, identifichiamo quella che è la necessità di un'attività di pianificazione, a questo punto non più strategica ma operativa. Lo strumento principe di questa pianificazione è appunto il business plan, quello che mi definisce sostanzialmente una guida di precisi passi operativi e di azioni da mettere in atto per andare a raggiungere il mio obiettivo e per rispettare quella che è la mia visione imprenditoriale che ha definito la strada da percorrere. Lo scenario in cui si trovano ad operare le aziende è di per sé uno scenario, come abbiamo detto, turbolento. Turbolento perché non esiste una dinamica stabile e prevedibile, ma i cambiamenti sono all'ordine del giorno, soprattutto avvengono spesso in maniera improvvisa e quindi senza la possibilità di sostanzialmente riuscire a prevedere e a pianificare quelli che sono praticamente i trend che si susseguono un giorno dopo l'altro. Uno scenario del genere necessita di strumenti di supporto all'attività gestionale. Strumenti di supporto perché esistono molte situazioni critiche, molte situazioni praticamente instabili che possono derivare in realtà da tanti fattori, sia un mercato, come abbiamo detto, abbastanza volubile, ma anche dal fatto che io sono come imprenditore culturalmente impreparato ad accettare delle sfide, oppure è il mercato che mi pone davanti degli ostacoli improvvisamente e io non ho né la capacità né la forza di riuscire praticamente a risolverli. Ecco perché ho necessità di strumenti di supporto all'attività gestionale, in maniera tale che tutte le variabili del gioco economico, quindi del funzionamento della mia azienda, del mio progetto imprenditoriale, del mio investimento, devono essere governati e gestiti all'interno di un processo di pianificazione, che deve essere pianificazione strategica perché devo rispettare la mia mission e la mia visione imprenditoriale. Deve tener conto delle caratteristiche specifiche del mio mondo esterno, perché io avrò a che fare con una categoria di consumatori che ha determinati gusti, avrò a che fare con un determinato mercato, ma soprattutto queste variabili in gioco devono essere organizzate all'interno di un piano operativo. Cioè un insieme di azioni specifiche, una specie di guida che mi dica azione dopo azione tutte le procedure operative che io devo mettere in atto per raggiungere e per organizzare il mio giocattolo imprenditoriale. Ecco che sostanzialmente la necessità, quello che diciamo è di norma all'interno del mondo economico, visto questa costante forza di cambiamento dei mercati e quindi del mondo con cui io devo avere a che fare come potenziale imprenditore,
il moderno imprenditore utilizza quelli che si chiamano strumenti di pianificazione e controllo. Si tratta sostanzialmente di cercare di non subire tutti i cambiamenti del mercato, tutti i cambiamenti del mondo di riferimento, ma cercare in qualche modo di pianificare in maniera tale da poter anticipare i cambiamenti e mettere in atto i correttivi. Questo praticamente dovrebbe, in teoria e in pratica, aiutarmi a minimizzare il danno che nella mia struttura aziendale viene provocato da un cambiamento imprevisto. Ecco, riuscire a pianificare tutti gli imprevisti e riuscire a pianificare il piano dei correttivi da mettere in atto significa ridurre il rischio imprenditoriale. Questa è in realtà la funzione di questi strumenti di pianificazione e controllo, di cui possiamo dire che l'elemento principe è appunto quello che è il tema del nostro progetto formativo, che è il business plan. Ma spesso è opinione praticamente diffusa porsi l'interrogativo: ma il business plan è utile farlo per progetti complessi di grande dimensione o anche per piccoli praticamente o micro progetti? Ecco, quello che noi la risposta a questa domanda è che la realtà spesso dice no. Spesso dice no, nel senso che molte piccole aziende e microimprese nascono senza aver fatto mai un business plan. Ma allora, perché succede questo? Succede perché i piccoli imprenditori sono spesso e volentieri più orientati all'azione, sono sostanzialmente più che essere interessati a studiare su come fare al meglio un'impresa, preferiscono agire. Soprattutto le piccole imprese nascono in maniera estemporanea, cioè viene sviluppata un'idea in maniera intuitiva, la si mette in atto e dopo in un secondo momento ci si rende conto che probabilmente si sta gestendo un'attività aziendale, quindi non c'è proprio il tempo. L'altra cosa, probabilmente alcuni dicono che se avessero molti piccoli imprenditori studiato con attenzione i punti di forza e i punti di debolezza dell'azienda, probabilmente molti piccoli progetti non sarebbero neanche partiti. Ecco, in realtà pensare che per le microimprese non serva costruire o comunque sviluppare un business plan è un grave errore. È un grave errore perché il business plan serve per tantissime cose. Serve ad esempio per andare a convincere un collaboratore a far parte della mia sfida imprenditoriale. Serve per andare a convincere una banca a concedermi praticamente dei finanziamenti. Ma soprattutto quello che io ritengo forse il più importante insegnamento è quello di aiutare l'imprenditore a capire una serie di cose. Attraverso la costruzione e realizzazione di un business plan, probabilmente l'imprenditore riesce a capire dove vuole arrivare e perché vuole arrivare a un certo punto. Aiuta a capire quelli che sono i punti forti e i punti di debolezza dell'azienda, ma soprattutto aiuta a capire, sviscerando tutti gli aspetti che il business plan mi obbliga in qualche modo ad affrontare, a capire perché il mio prodotto è differente dagli altri e perché il mio consumatore target dovrà comprare il mio prodotto piuttosto che quello del concorrente. Ecco, gli esperti aziendali parlano di tre possibili principali utilizzi del business plan, che vediamo qui. Quindi, come strumento di comunicazione, come strumento di gestione e come strumento di pianificazione. Ecco. Business plan come strumento di comunicazione, ovvero il piano aziendale viene utilizzato per convincere un collaboratore a entrare nella mia azienda, per ottenere un prestito bancario, per allacciare un'alleanza con un partner commerciale importante. Business plan come strumento di gestione, cioè uno strumento che ci aiuta a tenere traccia e a valutare il progresso della mia attività, e poi business plan come strumento di pianificazione, cioè quella guida che mi aiuta a tenere traccia di tutte le varie fasi dello sviluppo della mia azienda, che mi aiuta a riconoscere e individuare gli ostacoli e soprattutto a mettere in atto quei correttivi e a trovare quelle possibili alternative, sempre in funzione del raggiungimento della mia visione imprenditoriale, cioè il raggiungimento del successo dell'impresa. Ecco,
Quindi abbiamo introdotto il concetto di business plan come modello di pianificazione e controllo. Il business plan rappresenta quello strumento sostanzialmente, uno strumento di controllo sintetico che è ancora più utile in quelle aziende dove non ci sono delle strutture e dei team dedicati che hanno il compito di controllare l'andamento dell'attività. Quindi non ci sono questa strutturazione di impianti di pianificazione. Proprio in queste situazioni dove manca, e quindi parliamo soprattutto della microimpresa, che il business plan assume questo ruolo praticamente fondamentale. Cioè aiuta l'imprenditore a tenere le leve della gestione e a controllare giornalmente quella che è la rotta. Quindi aiuta l'imprenditore in quella che è la gestione ordinaria, ma anche nella situazione di lancio di una nuova iniziativa imprenditoriale, quindi quello che viene definito in termini anglosassoni start-up, aiuta l'imprenditore a decidere se partire e orientare la rotta. Cioè proprio il business plan non come strumento di controllo giornaliero, ma come approfondimento iniziale per verificare che la mia idea imprenditoriale, il mio progetto abbia tutti i presupposti per poter garantire dopo l'avvio un successo duraturo. Ecco perché parliamo praticamente nella gestione ordinaria, aiuta a controllare giornalmente la rotta, ma nella fase di lancio iniziale proprio di orientare la prima rotta, cioè stabilire il percorso di avvio. Ecco, quindi entriamo proprio praticamente, abbiamo un po' definito con tanti accenni a quello che è l'utilizzo di questo strumento che abbiamo chiamato business plan, ma entriamo nel merito specifico. Business plan è una parola anglosassone che in realtà nella sua traduzione letteraria significa piano d'affari, piano d'impresa. Certo è che ormai ha assunto una diffusione così elevata, tale per cui viene utilizzata esattamente la parola col termine anglosassone business plan, ma soprattutto viene utilizzata nei modi e nei momenti più disparati. È diventato un termine di uso comune. Ma che cos'è il business plan? Ecco, è uno strumento operativo che esplicita tutti gli elementi di un progetto imprenditoriale al fine di pianificarli e valutarne tutte le possibili ricadute. Questa praticamente definizione ci fa capire sostanzialmente che è uno strumento che ci obbliga a prendere in considerazione tutti gli elementi distintivi di un progetto imprenditoriale. Li mette in evidenza al fine di analizzarli, di entrarne proprio nel merito per capirne i fondamenti di validità, ma soprattutto per pianificarli in maniera tale da garantire e controllare tutte le possibili ricadute delle nostre scelte, sia riguardo i fattori interni dell'azienda, quindi le strategie commerciali, produttive e organizzative, ma sia per quanto riguarda la mia capacità di andare a colpire quello che è il mondo esterno. Quando parliamo di colpire, parliamo di interessenza con quelli che sono i miei interlocutori principali, cioè il consumatore, il cliente, il mercato, i fornitori. Sono tutti soggetti che hanno delle caratteristiche ben particolari, in cui il business plan mi deve proprio aiutare a capire come raggiungerli e soprattutto le modalità di utilizzarli ai fini del raggiungimento, del successo del mio progetto imprenditoriale. Ecco, qui entriamo proprio nel merito della sua strutturazione e leggiamo come il business plan si compone fondamentalmente di due parti, una qualitativo-descrittiva, che individua gli aspetti fondamentali del progetto, e una parte numerico-quantitativa, che individua sostanzialmente i risultati attesi del progetto. Ecco, che cosa vogliamo dire? Nella prima parte sostanzialmente vengono sviscerati e viene soprattutto spiegata quella che è la motivazione di ogni scelta relativa a tutti gli aspetti interni dell'azienda. E quindi si capiscono i fondamenti della mia impostazione imprenditoriale, fondamenti che vengono tradotti attraverso delle proiezioni economico-finanziarie in maniera tale che io abbia la possibilità di valutare quelli che sono i risultati attesi sia in termini economici sia in termini finanziari. Poi più avanti andremo a capire che differenza c'è nella valutazione dei risultati quando parliamo di valutazione economica e di valutazione finanziaria.
Ecco, queste due parti sono una complementare all'altra. Esistono, indipendentemente, diciamo, dal tipo di business plan che viene redatto, cioè dalla finalità per cui viene redatto, queste due parti devono essere sempre presenti. Ad esempio, se noi avessimo un business plan in cui viene soltanto descritta la prima parte, cioè la parte qualitativa descrittiva, in cui sostanzialmente io espongo anche con grande successo quello che è la validità della mia impostazione commerciale, il marketing, l'organizzazione produttiva, ma poi non esplicito quelli che sono i risultati attesi, è come praticamente parlare di una favola delle intenzioni in cui non riesco a dimostrare, non riesco a offrire al lettore del Business Day la controprova che praticamente quello che io dico possa essere realmente realizzato, possa essere realmente messo in campo. E viceversa, se io avessi un business plan solo con una parte numerica, probabilmente non avrei la possibilità di capire qual è la forza distintiva del mio progetto, quali sono i punti critici, quali sono i punti forti, qual è la mia impostazione commerciale, cioè i numeri da soli sono molto freddi per esprimere quella che è la bontà del mio progetto imprenditoriale. Ecco, quello che vogliamo dire è essenzialmente che non esiste un modello di business plan preconfezionato. Quando noi parliamo di un business, parliamo di uno strumento che si adatta a tutte le esigenze specifiche dell'azienda, quindi può essere, non ci sono delle regole precise. Certo è che esistono dei temi centrali che devono essere trattati, quindi ogni business plan, indipendentemente dalla sua caratterizzazione, dalla modalità per cui viene fatto e dalla finalità, deve avere quelli che vengono definiti i requisiti minimi. Parliamo della sintesi del progetto. Parliamo dell'analisi delle motivazioni di base, parliamo dell'analisi del mercato di riferimento, parliamo delle strategie commerciali e produttive che vengono messe in campo per, diciamo, l'aggressione di tipo commerciale, parliamo praticamente dell'analisi dei risultati attesi, sia economico che finanziario. Quindi, quanto ci aspettiamo in termini, di ritorno economico-finanziario dal progetto stesso? Ecco, tutti questi aspetti, poi verranno, approfonditi nelle lezioni successive, cioè ogni argomento di questi sarà proprio oggetto di un approfondimento specifico. Anche e soprattutto in relazione alla tipologia di iniziativa imprenditoriale che viene messa in campo. È chiaro che quando andremo a costruire un business plan avremo spesso e volentieri una finalità specifica, il che significa che probabilmente ci saranno anche altri aspetti che in funzione dell'interlocutore esterno per il quale il business plan è stato costruito, verranno approfonditi, quindi sarà utile approfondire ed evidenziare altri aspetti. Quello che abbiamo voluto dire è che in ogni caso, indipendentemente dal caso specifico in cui ci troviamo, ovvero sia dalla situazione di sviluppo dell'idea imprenditoriale, questi rappresentano i temi centrali che ogni business plan deve avere. Adesso andiamo a parlare di quelle che sono le finalità del business plan. Cerchiamo di capire gli obiettivi per il quale un business plan viene fatto. Ecco, esiste opinione diffusa che un business plan debba essere fatto per delle finalità esterne, ad esempio ottenere un'agevolazione pubblica, ottenere dalla banca un finanziamento. Anzi, spesso e volentieri questo strumento viene visto come un onere burocratico, come qualcosa che dobbiamo costruire perché ci è obbligato da tutto il mondo di riferimento a cui dobbiamo accostarci. Quindi la banca ci obbliga a fare un business plan, oppure lo Stato per darmi un'agevolazione mi obbliga a un business plan. Questo è il motivo per cui tante volte, se questo è lo spirito, vediamo che i contenuti sono spesso molto superficiali, perché viene fatto proprio con questo obiettivo specifico e quindi praticamente ci sono degli approfondimenti che dimostrano molte incoerenze e che quindi non viene a svolgere l'utilità per cui il business plan
viene redatto. Ecco, niente di più sbagliato che un'impostazione di questo genere, perché redigere un business plan serve all'imprenditore in primis per valutare la fattibilità di un'iniziativa. Cioè, il primo utilizzatore del business plan è proprio il suo costruttore, il suo realizzatore, è l'imprenditore che deve capire se con quel progetto imprenditoriale si stanno sostanzialmente affrontando e correndo dei rischi molto superiori a quelli che sono i benefici. Aiuta l'imprenditore a capire se esiste un'adeguata copertura finanziaria per quel progetto, aiuta l'imprenditore a capire quali sono i punti deboli e i punti forti, aiuta l'imprenditore a capire se vale la pena portare avanti questo progetto imprenditoriale. Ecco, probabilmente diciamo, nella fare un business plan approssimativo è probabilmente il rischio maggiore. Spesso le scelte intuitive, perché l'imprenditore è spesso un soggetto che ha il fiuto per gli affari, quindi se alcune volte sembra che non costruire e non ragionare molto sulle cose, ma avere il fiuto sia sufficiente, probabilmente ci dà la possibilità di fare buoni affari, però il rischio che si corre nel creare un soggetto imprenditoriale, quindi un progetto imprenditoriale che abbia un successo duraturo, il rischio di avere queste condizioni operando in maniera molto frettolosa è spesso molto alto. È proprio una delle cause delle crisi finanziarie di molte aziende che vediamo in tutto il mondo è perché si sono portati avanti dei progetti di investimento non facendo i giusti e dovuti approfondimenti, per cui dimenticando alcune variabili che poi all'occorrenza si sono verificate e hanno manifestato in toto tutti i rischi che potevano essere previsti all'inizio. Ecco, solo dopo aver predisposto il business plan, quindi aver assolto a queste che sono le sue funzioni interne, cioè far capire, costringere l'imprenditore a ragionare e a valutare un po' tutti gli aspetti significativi e non anche quelli che apparentemente sembrano banali. Ecco, soltanto dopo aver assolto questa funzione si passa e il business plan trova il suo concreto utilizzo anche all'esterno. Quindi un mezzo di comunicazione volto a conseguire degli specifici obiettivi. Chiaramente a secondo il tipo di finalità il nostro business plan potrà avere delle caratteristiche peculiari che fanno sì che ci sia un business plan diverso per ogni tipo di finalità. Certo è che accanto degli argomenti comuni, che è quello che abbiamo visto nelle slide precedenti, centrali, vi saranno anche l'esplicitazione ad hoc di alcune delle aree, questo delle aree di azienda, sia essa quella produttiva, quella commerciale, quella finanziaria, proprio a secondo quello che è sostanzialmente l'obiettivo del mio progetto. Questo non significa predisporre un business plan ad hoc, sembrerebbe di dover costruire un business plan diverso per ognuno degli interlocutori, ma soltanto di porre l'accento su alcune variabili piuttosto che su altre, a secondo il tipo di interlocutore. Con il grande insegnamento che le parole precedenti ci hanno dato, il primo obiettivo della costruzione del business plan è quello di aiutare l'imprenditore a capire la fattibilità dell'iniziativa. Solo in un secondo momento, una volta maturato, viene utilizzato per essere veicolato all'esterno. Anche questo probabilmente è il modo di aver raggiunto quella consapevolezza che fa sì che ogni argomento, ogni area del mio progetto imprenditoriale è stata sviscerata e sono in grado di giustificare anche agli esterni quelli che sono i presupposti di validità. Ecco, facendo praticamente una sintesi di quelle che sono le finalità, abbiamo detto che vi sono finalità di carattere interno, che ad esempio la prima è valutare la fattibilità di una nuova iniziativa. Mi aiuta a capire se il lancio di una nuova iniziativa ha i presupposti necessari di validità da ogni punto di vista, economico, finanziario, produttivo e commerciale. Mi aiuta a capire sostanzialmente se
già un imprenditore operativo con un'azienda debba lanciare un nuovo programma di investimenti, sia esso l'ampliamento della capacità produttiva o l'acquisizione di un nuovo macchinario. Quindi, sempre con finalità interno, business plan che ci aiuta a controllare le dinamiche di sviluppo, ovvero anche quando la mia nuova attività è stata lanciata, ho raggiunto il regime degli impianti produttivi, non mi devo mai fermare, ma devo sempre monitorare quelle che sono le opportunità di sviluppo e di ampliamento del mercato, di miglioramento dell'efficienza, questo per poter mantenere stabile e poter crescere nella mia capacità di aggredire il mercato e i consumatori. Dopodiché facciamo un elenco di quelle che sono le principali finalità di carattere esterno, ovvero accedere al credito bancario, che è una delle fonti di finanziamento principali delle aziende, come quello di ottenere delle agevolazioni pubbliche, come quello di promuovere nuovi rapporti commerciali, ad esempio fare una partnership commerciale con ad esempio un grosso distributore che mi aiuta ad aumentare la penetrazione del mio prodotto, come anche quello di ottenere delle certificazioni ambientali, spesso ci sono delle leggi ad hoc che mi obbligano sostanzialmente ad ottenere tutta una serie di requisiti per una sorta di verifica di compatibilità ambientale, come anche le varie certificazioni di qualità, ovvero praticamente la certificazione di requisiti minimi che per entrare in determinati paesi o come per commercializzare all'interno della comunità europea vengono richieste da leggi ad hoc. Ecco, entriamo adesso praticamente nel merito di quella, cerchiamo di analizzare quelle che sono le fattispecie principali, quindi abbiamo detto prima, finalità interna, il business plan mi serve per valutare se far nascere una nuova attività imprenditoriale, quello che con termine anglosassone viene definito come praticamente start-up. Ecco, in questo caso che cosa mi serve il business plan? Il business plan mi obbliga a sviscerare ogni lato del mio progetto imprenditoriale e quindi mi aiuta ad approfondire tutte quelle praticamente che sono le tematiche principali e quindi a far venire fuori sia i punti di forza del mio progetto ma ad evidenziare soprattutto i punti di debolezza. Quando qualcuno dice che ho costruito il business plan perché mi è stato richiesto dallo Stato per concorrere all'ottenimento di pubbliche agevolazioni, questo è un uso molto limitativo e soprattutto molto restrittivo, perché abbiamo detto il primo obiettivo è soprattutto capire se esiste una nicchia di mercato in cui il mio prodotto può entrare, se ho i mezzi patrimoniali e finanziari per costruire il mio progetto praticamente imprenditoriale, ma soprattutto la cosa principale è se sono tagliato a fare l'imprenditore. Ecco, leggiamo nella slide, BP come strumento per valutare una startup mi aiuta a capire se io sono tagliato per fare l'imprenditore. Questo non significa essere in grado di fare un mestiere, questo significa entrare proprio nel merito dello spirito imprenditoriale. Sono in grado di organizzare e gestire dei dipendenti? Sono in grado di avere una certa facilità nei rapporti interpersonali con clienti, con fornitori, con istituzioni bancarie? Sono in grado, ad esempio, di capire che in determinate aree ho bisogno di collaboratori esterni perché non ho all'interno le professionalità adatte per svolgere quella data attività aziendale, quella porzione di attività aziendale? Ma poi soprattutto sono in grado e sono disposto a sacrificare tempo e capitali nel mio progetto imprenditoriale senza sapere né quando avrò un ritorno di questi capitali né soprattutto se ne avrò un ritorno. Sono un tipo decisionista, so prendere delle decisioni, so assumermi delle responsabilità. Ecco, tutto questo significa fare l'imprenditore. Il business plan mi obbliga in qualche modo ad affrontare tutti questi argomenti. La seconda verifica è quello praticamente di essere obbligato a prendere coscienza ed approfondire tutti i vari aspetti e problematiche del mio startup e quindi sostanzialmente di capire se ho fatto tutti gli adempimenti formali che bisogna fare alla nascita di un'impresa. Ho fatto l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'iscrizione della partita IVA, l'iscrizione all'INPS, l'iscrizione all'INAIL, ho verificato dove mettere i nuovi impianti produttivi,
Mi sono fatto fare i preventivi da tutti i fornitori per capire dove comprare gli impianti. Ho curato gli aspetti promozionali che mi servono per comunicare al mercato e ai miei potenziali clienti che sta nascendo una nuova iniziativa, ma soprattutto ho fatto una valutazione degli aspetti finanziari per capire se ci sono le risorse finanziarie per avviare e soprattutto se è possibile prevedere dei ritorni finanziari che giustificano la nascita di questo progetto imprenditoriale. Ricordiamoci che la prima regola è, quando nasce una nuova attività imprenditoriale, cercare di minimizzare i costi fissi. Che significa? Cercare di minimizzare gli investimenti, cercare di spendere il meno possibile, perché sostanzialmente se devo decidere, se ad esempio ho deciso di fare una nuova attività manifatturiera, l'attività di confezionamento, mi conviene costruire subito l'impianto o affidarla a un terzo fornitore? Ecco, partire inizialmente esternalizzando molte fasi della fase produttiva o commerciale o distributiva significa diminuire l'onere. Parto col minimo necessario, successivamente, dopo aver collaudato sia il mercato sia i clienti, ma soprattutto sia la mia organizzazione produttiva, farò pian piano e aumenterò la capacità produttiva e completerò la mia struttura produttiva. Ecco, questo in termini anglosassoni significa fare una SWOT analysis, SWOT che è un acronimo sostanzialmente che vuole dire aspetto per aspetto analizzare le opportunità e i rischi, ma soprattutto la capacità dei miei punti di forza di cogliere quelle opportunità e dei miei punti di debolezza di correre quei rischi. Ecco, analizzando tutto questo insieme di cose è sostanzialmente quello che mi viene obbligato dal business plan, proprio perché mi obbliga a sviscerare un po' tutti questi argomenti. Ecco, abbiamo parlato adesso di aspetti e problematiche, un altro delle verifiche obbligate dal business plan è quella dei fabbisogni finanziari e dei profitti. Bisogna stare attenti perché spesso un progetto che è economicamente molto valido può non avere il giusto ritorno finanziario, possono disporre dei capitali per portare avanti praticamente l'iniziativa, posso aver sovradimensionato l'investimento nella struttura o sottodimensionato, tanto da cogliere dei rischi strutturali veramente praticamente importanti. E poi soprattutto, quando analizziamo quelli che sono i termini economici e finanziari del mio progetto, mi aiuta anche a capire i tempi di attuazione. Qui stiamo parlando di start-up, bisogna stare attenti, che spesso uno start-up può richiedere moltissimo tempo per essere messo in campo. Spesso e volentieri ci vogliono magari anche 2, 3, 4 anni ed è possibile che dal momento in cui ho ideato l'idea, ho ideato il progetto imprenditoriale, al momento in cui la metto in pratica, può essere che sono cambiati i presupposti di mercato, il mio prodotto non è più valido per quella nicchia di mercato che avevo pensato, è passato troppo tempo, per cui dal momento dell'ideazione al momento della realizzazione alla fine sono cambiati i presupposti. Però bisogna stare attenti perché farlo in maniera molto veloce, far partire uno start-up in maniera rapida significa disporre subito di tutti i capitali necessari e questo potrebbe essere una cosa molto impegnativa. Controllo e comunicazione, cioè il business plan, come sempre stiamo parlando, ripeto, della fase di start-up, è uno strumento che mi dà la possibilità di avere un punto di riferimento per controllare l'andamento della mia iniziativa e soprattutto comunicare a soci, finanziatori, possibili collaboratori qual è il tipo di sfida che stiamo portando avanti. Qui abbiamo parlato del business plan come strumento utile in fase di start-up, ma una nuova iniziativa può essere realizzata anche non costruendola da zero, ma acquistando una nuova azienda, che sicuramente mi porta tante altre complessità, per il semplice motivo che una cosa è costruire una nuova iniziativa imprenditoriale da zero, mi dà la possibilità di costruire il vestitino ideale, un'altra cosa è comprare un'azienda, quindi un insieme di fattori produttivi già esistenti. Quindi il business plan mi deve dire non soltanto qual è la situazione che sto comprando, ma mi aiuta a sviscerare tutto l'insieme di correttivi che io come acquirente porterò avanti. E quindi modificherò la situazione dell'azienda acquisita mettendo quelli che sono gli elementi distintivi del mio progetto imprenditoriale. Una delle difficoltà principali che
che il business plan mi aiuta a risolvere è determinare la congruità del prezzo. Una delle cose più difficili quando si compra un'azienda è determinare il prezzo, perché ci sono degli asset, degli elementi di valutazione soggettiva, dove un po' la scienza economica mi aiuta a fare dei calcoli di tipo scientifico, però la componente soggettiva è molto forte e può determinare alcuni valori dove la componente affettiva soggettiva forse è anche prevalente. E poi soprattutto perché quando si compra un'azienda ci sono una serie di voci molto aleatorie, ad esempio il magazzino ha un determinato valore, noi dobbiamo riuscire a capire se quando venderò la merce in magazzino riuscirò ad ottenere i prezzi correnti di mercato. L'impianto mi viene valutato ad un certo costo, ma sono sicuro che non è molto vicino all'obsolescenza tecnica, per cui non ha più quel valore che mi viene registrato in bilancio. Crediti e debiti, la cosa migliore sarebbe lasciarli in capo al venditore, però spesso e volentieri ciò non è possibile, quindi devo verificare che quel credito scritto in bilancio io riuscirò veramente a incassarlo e quel debito scritto in bilancio mi obbligherà a pagare quella somma e non altre. Ecco, il business plan mi aiuta a capire tutto questo insieme di cose. L'altro fattore importante è il business plan come strumento di comunicazione, perché quando compro un'azienda esistente, compro tutto un insieme di collaboratori. Avere un documento che mi serve per spiegare ai nuovi collaboratori qual è il nuovo progetto imprenditoriale di chi ha acquisito l'azienda serve a calmare un po' la tensione che spesso e volentieri quando c'è un passaggio di azionista, quando un'azienda viene venduta, c'è tutta quella tensione dei lavoratori che non sanno mai che cosa farà il nuovo acquirente. Ecco, avere un business plan mi serve per dimostrare quali sono le mie sfide, quali sono le mie strade che intendo percorrere. Ecco. Il business plan è molto utile, come abbiamo visto, anche per quelle aziende esistenti che devono programmare un nuovo investimento. La prima cosa ci aiuta a capire la coerenza con la strategia. Che significa? Significa che se io, ad esempio, ho una strategia di mercato di fascia medio-alta, per cui produco pochi pezzi a prezzi molto elevati, se devo decidere di fare un impianto produttivo nuovo che mi amplia la capacità, quindi significa produrre più pezzi, io sto radicalmente cambiando la mia strategia. Quindi dovrei ridefinire la mia strategia commerciale per portare avanti questo programma di investimenti. Ecco, questo è sbagliato. È la strategia che mi deve guidare nel fare gli investimenti e non viceversa. Quindi il business plan mi obbliga in qualche modo a fare questo controllo, che il programma di investimento ha un'impostazione strategica che rispetta la mission di fondo della mia azienda. Impatto sulla struttura. Devo verificare se voglio costruire un nuovo macchinario, voglio comprare un nuovo macchinario, che ad esempio vi sia lo spazio produttivo necessario per collocare il nuovo macchinario. E quindi andare a capire sostanzialmente qual è l'impatto sulla mia struttura esistente. Ma poi soprattutto voglio ampliare la mia capacità produttiva, devo capire chi è che me lo richiede, è il mercato che chiede più prodotti, è il consumatore che ha cambiato gusti? Io devo riuscire soprattutto a rispondere a questa domanda. Un altro elemento principale per le aziende già esistenti è il layout, viene modificato, ovvero il layout è la disposizione dei miei impianti all'interno dell'area produttiva, dove praticamente sono disciplinati un po' tutti i vari movimenti che fa la merce, dal momento in cui entra la materia prima, al momento in cui viene avviata la produzione, al momento in cui viene messo nel magazzino prodotti finiti. Ecco, comprare un nuovo macchinario va ad alterare tutti i movimenti aziendali, mi crea dei maggiori tempi morti oppure mi crea maggiore efficientamento come io vorrei. L'altro elemento principale è che qualsiasi programma di investimento deve avere una giustificazione economica e finanziaria. Ecco, ritornando alla slide di sintesi precedente, cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto come utilizzare il business plan per valutare la fattibilità di una nuova iniziativa, nei due casi, di start-up e nei casi di acquisto di azienda esistente. Abbiamo visto come utilizzare il business plan per valutare nuovi programmi di investimento, quindi siamo all'interno di un'azienda già operativa che decide di lanciare un nuovo programma di investimento. Il terzo
Il terzo punto è controllare le dinamiche di sviluppo che tratteremo nelle lezioni successive e che sostanzialmente inerisce il fatto che l'azienda, anche quando ha superato la fase di avvio ed è andata praticamente a regime dal punto di vista commerciale e produttiva, non deve mai fermarsi e deve sempre valutare l'ambiente di riferimento, mercato, consumatori, fornitori, per cogliere tutte le opportunità che vi sono sul mercato. Questa è la fine della prima lezione, grazie dell'attenzione.